Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare insieme a voi la torta rovesciata di prugne. Vedrete che è molto semplice, però è molto carina a vedersi. Serviranno semplicemente 300 g di farina, una bustina di lievito per dolci, 150 g di zucchero, un uovo, un vasetto di yogurt magro, aroma per dolci, io in questo caso ho scelto la mandorla, però potete scegliere quello che preferite, e poi della frutta sciroppata. Io scelgo le prugne, ma sappiate che una volta imparato il procedimento potrete utilizzare qualsiasi genere di frutta. Per prima cosa vado a mescolare lo zucchero insieme alle uova. Io faccio tutto a mano, però se avete una frusta elettrica oppure anche una frusta a mano potete utilizzarla. Io mi trovo benissimo anche così con la spatolina per i dolci. Dopo aver mescolato zucchero e uova, io vado ad aggiungere lo yogurt. Continuo a mescolare fino ad ottenere anche in questo caso un composto omogeneo. A questo punto vado ad aggiungere i miei 300 g di farina. Comincio a mescolare fino ad ottenere un composto non troppo fluido ma nemmeno troppo solido. Prima di ultimare il mio impasto vado ad aggiungere il lievito per dolci. Questa è una consistenza che secondo me va benissimo. Adesso possiamo procedere con il trasferimento nel tegame, però attenzione perché c'è un procedimento particolare. Comunque adesso vi faccio vedere bene come si fa. Adesso per fare la torta rovesciata, ovviamente dobbiamo mettere le prugne sulla base e poi mettere l'impasto sopra. Io utilizzo queste prugne sciroppate che sono quelle che avevo trovato nella Degustabox Selection. Comunque potete utilizzare il genere di frutta che più vi piace, anche fresca eventualmente. Comunque non mi perdo troppo in chiacchiere perché voglio farvi vedere come si fa, ma vedrete che è facilissimo. La prima cosa che dovete fare dopo aver denocciolato la frutta, qualora la scegliate con i noccioli, è fare una base di frutta sul tegame, quindi andarla semplicemente a mettere tutta intorno, in modo che il bordo ovviamente non rimanga con dei vuoti, e poi nella parte centrale. Molto facile, fate praticamente un tappeto di frutta. Dopo aver messo tutta la frutta sulla base del tegame, in modo da non lasciare spazi vuoti, dovrete versare l'impasto in questo modo, quindi andate proprio a ricoprirlo. Cercate di distribuirlo in modo omogeneo, così da non lasciare dei vuoti, e fatto questo dovrete semplicemente infornare a 180 gradi per circa 40 minuti. Questa è la torta appena sfornata, adesso dobbiamo rovesciarla ed è una cosa semplicissima. La prima cosa la togliamo dal tegame, come vedete c'è ancora la carta forno, e adesso molto semplicemente prendiamo un piatto, lo posiamo sopra la torta così e poi giriamo in questo modo. Adesso togliamo delicatamente la carta forno in modo da avere la nostra torta pronta. Quando togliete la carta forno cercate di essere delicati perché la frutta deve rimanere ovviamente sopra la torta. Ed ecco qui la torta rovesciata di prugne. Questo è il risultato finale, vedete che è venuta anche abbastanza alta come bordo. Spero di avervi dato un'idea carina, originale. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.